Ehi, hey, questo è Giorgio e se mi vedete un po' rigido è perché ho il torcicollo. Grazie, military pre ah, press. Beh, dovete sapere che questi cerotti li ho comprati ovviamente in farmacia e per comprarli ho utilizzato una carta di credito perché ormai da qualche anno non utilizzo praticamente più. Ups. I contanti. Segue prova. Sapete cosa c'è? Tra 2 o 3 anni potrei pagare i miei cerotti per il collo, anche perché l'età avanzerà e quindi ne avrò sempre più bisogno. Potrò pagare questi cerotti con degli euro digitali. E vi spiego tutto oggi in questo video. Infatti, il 2 ottobre la BCE ha redatto un report riguardo un'eventuale emissione di euro digitali, di digital euro. Ovviamente questo strumento non l'ha inventato la Banca Centrale Europea. Bensì, tra gli addetti ai lavori si parla da molto tempo di questo strumento che in termini più tecnici si chiama CBDC, Central Bank Digital Currency. Ora, un'altra cosa interessante è che dal 12 ottobre in poi, vi lascio il link in descrizione, la Banca Centrale Europea ha permesso a tutti di dire la propria riguardo questa eventualità di emissione di euro digitali. Quindi ogni singolo cittadino, ente privato o istituzione finanziaria può andare presso i forum della Banca Centrale Europea, di nuovo vi lascio il link in descrizione, e dire la propria e dire praticamente alla Banca Centrale Europea come dovrebbe svolgere il proprio lavoro. E visto che in questo fatto, cioè dire agli altri come fare il loro lavoro, gli italiani sono molto forti, perché non parlarne insieme e quindi dare anche a voi questa possibilità di dire alla Lagarde come emettere questo nuovo strumento? Ma prima di catapultarci verso il questionario, vediamo un attimo cos'è effettivamente il digital euro e come potrebbe funzionare, per poi dare dei feedback molto più costruttivi alla Banca Centrale Europea. Innanzitutto andiamo a definire cos'è l'euro digitale. Non è nient'altro che il contante fisico, quindi banconote o monete metalliche, trasferite nel mondo virtuale. Quindi l'obiettivo è quello di costruire un euro digitale con tutte le caratteristiche delle banconote o delle monete metalliche e quindi la facilità di utilizzo, la possibilità di far avvenire delle transazioni economiche anche non stando connessi online. Ma la terza caratteristica, e forse la principale, è quella della privacy. Infatti, ad ogni transazione economica eseguita tramite il contante è molto difficile andare a capire chi ha effettivamente pagato questa transazione. Ma specifichiamo subito che l'obiettivo della Banca Centrale Europea non è quello di sostituire il contante fisico con gli euro digitali, anzi è tutto l'opposto, è proprio la volontà di dare la possibilità ai cittadini europei quello di eseguire transazioni economiche con un nuovo strumento parallelo ai contanti fisici e non sostitutivo. Quindi no, con l'avvento del digital euro il contante non scomparirà. Ma perché introdurre in Europa un euro digitale? All'interno del report vengono date alcune spiegazioni. Tra le principali quali ci sono? Beh, sicuramente quello che un eventuale euro digitale aiuterebbe la digitalizzazione dell'economia europea. Un secondo motivo è quello di inclusione sociale. Infatti ci sono numerosi studi che confermano che le classi più disagiate o non hanno la conoscenza o la possibilità di poter accedere ai più classici strumenti finanziari diffusi ad oggi in tutto il mondo, come ad esempio il conto corrente. Ovviamente, non potendo accedere a questi strumenti, vengono esclusi anche dalla possibilità dei pagamenti digitali. Mentre al contrario, con un possibile euro digitale, tutto ciò potrebbe essere mitigato. Infatti, l'accesso a questo nuovo strumento dovrebbe essere molto semplice e quindi permettere anche alle classi più disagiate di accedere ai pagamenti digitali e quindi sentirsi anche molto più inclusi all'interno della società che si va sempre più a digitalizzare. Un'ulteriore preoccupazione della Banca Centrale Europea è quello dell'utilizzo sempre più diffuso di nuovi strumenti di pagamento, e cioè sto parlando in particolar modo delle stable coins, tra cui la Libra e non il Bitcoin, come abbiamo già visto in un vecchio video. La diffusione nel futuro di queste nuove monete gestite da società private potrebbe minare seriamente la sovranità monetaria della Banca Centrale Europea, e per questo l'introduzione di un euro digitale potrebbe combattere questo nuovo fenomeno, che potrebbe creare numerosi problemi all'interno dell'economia europea. Tra l'altro, molto interessante il fatto che su Twitter, nel post in cui dichiaravano la possibilità di un euro digitale, c'erano tra i commenti un sacco di gente sostenitrice di Bitcoin che si lamentava. Fatto, fantastico.
Ora, oltre a queste necessità che hanno portato la Banca Centrale Europea a riflettere su un'eventuale emissione di euro digitali, ci sono effettivamente una serie di vantaggi anche riguardo questo nuovo strumento. Abbiamo già parlato dell'inclusione sociale e della digitalizzazione ancora più rafforzata dell'economia. Potrebbe dare un'opportunità anche a tutti quelli che già utilizzano gli strumenti di pagamento online, la possibilità di usufruire di mezzi di pagamento ancora più efficienti, migliorati e con dei costi di transazione minori. La possibilità di sfruttare tutte le caratteristiche delle banconote fisiche in maniera virtuale è un altro vantaggio sicuramente degli euro digitali. Tra l'altro, la Banca Centrale Europea ha già messo un punto focale riguardo alla privacy di questi euro digitali. Per ultimo, ma non per importanza, la politica monetaria della Banca Centrale Europea, che potrebbe essere migliorata grazie agli euro digitali. Infatti attualmente il compito della Banca Centrale Europea è proprio quello di regolare l'emissione di moneta all'interno dell'economia, ma questo lo fa tramite le banche. Infatti la Banca Centrale Europea dà del denaro, tra molte virgolette, alle banche private, e poi il compito delle banche private è quello di espanderlo ai cittadini tramite conti corrente, depositi o prestiti o banconote emesse tramite i bancomat, ad esempio. Mentre con l'euro digitale potrebbe effettivamente avvenire l'helicopter money, perché in determinati casi potrebbe avvenire che la Banca Centrale Europea potrebbe erogare dei soldi tramite una politica monetaria espansiva direttamente ai cittadini e non alle banche, poi sperando che le banche lo convertino poi ai cittadini. E questo è un grande sconvolgimento della politica monetaria attuale, che come grazie a questo strumento dei digital euro potrebbe avvenire. Quindi, in poche parole, una politica monetaria della Banca Centrale Europea molto più efficiente. Ci sono due modi di poter applicare questo euro digitale. Il primo è quello di avere un contatto diretto tra cittadini e Banca Centrale Europea. Infatti ad oggi i conti aperti attraverso la Banca Centrale Europea sono all'incirca una 10.000, e ovviamente in capo a questi conti ci sono le istituzioni finanziarie come banche, assicurazioni, eccetera, eccetera. Nel caso di un'eventuale emissione di digital euro, ogni cittadino potrebbe avere il proprio conto corrente all'interno della Banca Centrale Europea. Questa è una cosa... Un'altra soluzione per implementare questi euro digitali è quella di utilizzare gli intermediari finanziari da fare da tramite tra Banca Centrale Europea e cittadini. Quindi in questa ipotesi cambierebbe poco rispetto al panorama attuale. Infatti i cittadini in questo caso dovrebbero comunque rifarsi a banche e o ad esempio alle Poste Italiane per poter accedere agli euro digitali emessi dalla Banca Centrale Europea. Nel report comunque non hanno scelto uno dei due metodi, hanno semplicemente elencato i loro punti di forza e debolezza, e comunque ci sarà ancora tanto da studiare per capire qual è il metodo migliore per poter introdurre questi euro digitali. Ora abbiamo elencato molto brevemente tutti i vantaggi di questo nuovo strumento, ma prima abbiamo detto che è da molto tempo in realtà che si parla di questa eventualità. E le due cose non combaciano, perché se una cosa è figa hai tutto l'interesse per implementarla il prima possibile. E allora perché ci sono tutte queste esitazioni? Perché un'eventuale introduzione di una CBDC ha in sé numerose complicanze, numerosi rischi per quanto riguarda soprattutto il sistema finanziario. Infatti, in uno scenario in cui esistono gli euro digitali, il cittadino può depositare i propri soldi non solo all'interno di un conto corrente bancario, bensì anche in un conto dove può sfruttare gli euro digitali. Questo cosa comporta? Comporta che per le banche i conti correnti sono una fonte di guadagno, e la possibilità per il cittadino di mettere i propri soldi in un conto al di fuori dei conti correnti bancari mina la possibilità per le banche di fare dei guadagni, e quindi paradossalmente l'euro digitale potrebbe rendere le banche più fragili. Questo potrebbe comportare un innalzamento dei tassi di interesse sui prestiti, perché se la banca vede che da una parte perde dei soldi, da un'altra parte li deve andare a recuperare, e l'unico strumento a quel punto che potrebbe avere la banca sarebbe quello proprio di aumentare i tassi di interesse sui prestiti. E questo sarebbe una cosa negativa per tutti i cittadini, e ovviamente questo la Banca Centrale Europea non lo vuole. Un altro svantaggio si ha quando si è in un contesto di crisi. Abbiamo parlato prima che gli euro digitali potrebbero rendere la politica monetaria della Banca Centrale Europea molto più efficiente e molto più immediata. Ma c'è un trabocchetto. Infatti, nei momenti di crisi, tendenzialmente le persone sono più restie a spendere e sono molto più propense a risparmiare i propri soldi. Un elemento classico del risparmio è quello di metterli sotto il letto, ma
sotto il letto ci possono stare pochi soldi, mentre in un eventuale conto corrente di euro digitali ci potrebbero stare numerose quantità di euro da depositare, anche perché questi conti sarebbero molto sicuri, visto che sono garantiti direttamente dalla banca centrale e non da una banca che deve comunque che può tranquillamente fallire. Questa garanzia aumentata dovuta dai conti correnti degli euro digitali garantiti direttamente dalla Banca Centrale Europea fa tranquillizzare i cittadini e li fa propendere ad un aumento del risparmio, soprattutto nei tempi di crisi, rispetto ad investirli o a consumarli in prodotti e servizi, perché sanno che stanno tranquilli che quegli euro non spariranno. Questo però è un grande problema perché per l'appunto ormai l'economia conosce bene come la propensione al risparmio è uno degli elementi principali per l'accentuarsi di una crisi economica, perché diminuisce i consumi e gli investimenti e quindi fa ritardare la ripartenza dell'economia. Ora, oltre a questo elemento, durante un periodo di crisi c'è anche un ulteriore problema per quanto riguarda le banche e la sostenibilità delle banche private. Questo cosa comporta? Che se in una situazione in cui non c'è l'euro digitale, la banca in momenti di crisi soffre comunque per tutta una serie di condizioni, nel caso in cui ci fosse l'euro digitale soffrirebbe ancora di più, perché i cittadini andrebbero a prelevare i propri soldi dai conti correnti che potrebbero essere a rischio derivanti da un fallimento della banca privata e riporli in un conto di digital euro che è garantito dalla Banca Centrale Europea e quindi molto più sicuro rispetto ai conti correnti di una banca magari in un momento di crisi che potrebbe fallire. E questo aumenterebbe ancora di più il rischio di fallimento delle banche e tutto ciò ovviamente la Banca Centrale Europea non lo vuole. Inoltre un altro problema è che la banca centrale regola le banche private e in una situazione di euro digitale la banca centrale sarebbe anche la concorrente delle banche private e questo è un enorme problema di antitrust. Ed ecco spiegato molto brevemente perché si ha così tanta riluttanza nell'introdurre una moneta digitale all'interno dell'economia europea, perché da un lato potrebbe sì agevolare tutti i sistemi di pagamenti online, ma dall'altro potrebbe minare in maniera molto pericolosa il sistema finanziario odierno, con ovviamente ripercussioni per l'economia reale. Come vi ho detto, il tema non è assolutamente nuovo. Infatti, ad esempio, la Banca Centrale Cinese ne discute già dal 2014 e all'incirca ad aprile 2019 ha iniziato addirittura i primi test effettivi in determinate aree della Cina in cui effettivamente veniva emesso uno yuan digitale. L'obiettivo della Cina è quello di creare uno yuan digitale che possa scontrarsi contro il dollaro e vincere la battaglia per la moneta mondiale. Per ultimo, come vi dicevo, la Banca Centrale Europea non ha essenzialmente deciso nulla riguardo al tema, ha semplicemente dichiarato che ci sta pensando. Adesso attualmente dal 12 ottobre è uscito quel forum che vi invito a leggere e nel caso a compilare quel questionario e inoltre chiederà agli studiosi e agli addetti ai lavori come introdurre in maniera più efficace questo nuovo strumento e cercare di evitare tutti i problemi che abbiamo appena detto. Secondo i piani della Banca Centrale Europea, se tutto va bene, entro la metà del 2021 inizieranno a implementare questo digital euro tramite una serie di trattati, per poi vedere di nuovo se tutto va bene le effettive emissioni di digital euro tra 2 o 3 anni. Detto ciò, ragazzi, il tema è enorme, il report è di 55 pagine, ovviamente non posso riassumere in un video rendendo il tutto super noioso, quindi se avete voglia di approfondire questo tema estremamente attuale, link in descrizione riguardo al report, tutte le pagine della Banca Centrale Europea, qualche sito di Bloomberg, pagina di Bloomberg e non scordatevi del questionario che potete compilare e dire alla Banca Centrale Europea come secondo voi dovrebbe essere introdotto questo euro digitale. Detto ciò, saluto gli abbonati che come sempre mi supportano e rendono possibile questo programma di divulgazione e vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata di What's Up Economy. Ciao!